a tutti, rieccomi. Questo è un video improvvisato, ma ve l'avevo promesso perché sarà il video sulle pochette che ho inserito nel trolley che ho comprato prima di partire per la Puglia. Ve l'avevo fatto vedere anche nelle stories su Instagram. Se non mi seguite anche lì mi trovate sempre sotto Ella Fashion. L'ho preso da Primark, credo che lo troviate ancora, non l'ho visto in saldo nemmeno adesso che sono tornata da pochi giorni, perché ho già fatto un salto per comprare due cose veloci. Era un video che vi avevo promesso, credevo di registrarlo in Puglia, ma non abbiamo fatto nessunissimo tipo di video, nemmeno assieme alla mia amica Monica. Dovevamo ripetere il nostro What's in my bag in due, ve l'avevo promesso, scusatevi, ma avevamo praticamente le giornate organizzate dalla mattina alla sera e non ho proprio avuto, posso dirvi, nemmeno la voglia, insomma, di mettermi a registrare, perché davvero è talmente bella la Puglia che bisogna trovare il tempo per girarla. Ci programmavamo il giorno prima il posto da andare a vedere, comunque si stava in spiaggia dalla mattina alla sera, o comunque anche solo mezza giornata era più che sufficiente, tornavi a casa che eri morto, per cui non ho avuto il tempo, nemmeno la voglia, sono sincera, di mettermi con la videocamera e registrarvi un video. Però questo ve l'avevo promesso, me l'avete richiesto credo l'ultima ragazza un paio di giorni fa nelle direct su Instagram, di farvi vedere le pochette che avevo inserito all'interno di questo trolley, per cui insomma ve lo dovevo. Contate che alcune cose le ho terminate in Puglia, le ho buttate via, però insomma man mano magari se mi viene in mente che cosa ve lo dirò. Purtroppo ho il telefono che è diventato vecchio, come potete vedere sta facendo tutto lui. Volevo farvi una panoramica del trolley aperto, eccolo qua. Adesso comunque vi spiego meglio man mano ogni pochette che cosa conteneva. Random, ho portato questa fascetta per struccarmi, è una fascetta morbidissima in spugna con tutti questi colori che mi aveva mandato un'azienda qualche mese fa. Prima pochette, questa con i topolini trasparente che conteneva tutto ciò che concerne la tecnologia. Questa scatolina che avevo portato pensandola per contenere le cuffiette, magari le AirPods, quando fossi andata in giro, in gita per qualche paese, località e quant'altro, però è rimasta nuova dentro la pochette, nella valigia, non l'ho mai usata. Questa è una delle tante cover pucciose per la custodia delle AirPods che ho comprato in questi mesi. Poi questa scatolina di Hello Kitty che contiene le cuffiette, però quelle con il cavo, l'avevate vista nel famoso What's in my bag fatto insieme a Monica 2 anni fa, sempre in Puglia. Contiene la batteria di scorta, questa che fa 4 cariche intere, è comodissima a parte il peso perché è un mattone, che portavo in giro sia per collegare il telefono che tramite questo cavo che ho comprato da poco per ricaricare la Nintendo Switch, non mi ricordo mai come si chiama, comunque il giochino elettronico che ha Emma, e praticamente non c'è nient'altro. Poi random vi faccio vedere il treppiedi e il bastone per il selfie, non ho usato mai nessuno dei due, per cui portati per nulla. Un'altra pochette è questa di Hello Kitty, ma comoda perché ha la retina, per cui è traspirante, contiene tutto ciò che riguarda il mio apparecchio. C'è la scatolina dell'apparecchio dell'Invisalign, se ve lo state chiedendo. Poi un dentifricio che ho comprato prima di partire da Primark in versione travel, sempre in versione travel, questo colluttorio della Colgate. Poi lo spazzolino, ovviamente, il filo interdentale. Poi che cosa c'è? Un cucchiaino che porto sempre in giro perché ho anche il bicchiere. Questi sono comodissimi secondo me, che ogni tanto magari mi serve, magari sono in giro, non c'è un bar vicino, magari se devo, comunque per prendere qualche medicina, o comunque se devo sciacquare l'apparecchio, magari non c'è appunto un lavandino con dell'acqua portata, insomma un bicchiere
portatile, per quanto mi riguarda, è sempre comodo, insomma contenuto tutto all'interno di questa pochette. Pochette dei trucchi, ragazze, non ho usato praticamente nulla. Potevo portare la matita nera, il mascara, due ombretti che ho comprato prima di partire, che vi faccio vedere, che adoro. Uno è anche questo che sto indossando in questo momento, lucida labbra e un rossetto e la matita per le sopracciglia. Questa è Carolina. E io sarei stata a posto, ragazza, non mi serviva nient'altro. Tutto questo peso, un chilo di trucchi, potevo tranquillamente lasciarli a casa. L'anno prossimo mi farò più furba e lo so che d'estate non mi trucco, però sistematicamente mi porto via la cipria. Questa è la pochettina che contiene una miriade di elastici. Contate che non dico la metà, ma un quarto li abbiamo persi al mare, per cui sono stati utili. Questa è la pochette invece che contiene i pennelli che credevo di utilizzare, ma alla fine ne ho usati solo due, i miei preferiti. Questo è un altro simile a penna che uso tuttora solo per sfumare la matita che metto nella riga inferiore degli occhi. Poi ho portato via, questo sì mi è stato utile, è praticamente una spugna che serve per pulire immediatamente i vostri pennelli, è fotonica, peccato per il pack, sapete se ne vendono di più piccoline sempre da portarsi in borsa o comunque quando viaggiate in versione un po' più travel, scrivetemelo. Poi ho portato via il temperino, questo anche sì, mi sarebbe servito. Ho portato via un blush che non ho usato, la pinzetta, questa sì mi è servita, illuminanti, un mascara che ho comprato prima di partire, I Need Miracle di Essence, non mi è piaciuto per nulla, lo finirò, però no, non mi è piaciuto, insomma, su di me non ha fatto nulla. Varie matite di Essence, queste verde, nera, blu, che sono le mie preferite, alla fine ho usato sempre solo la nera. Matita per le sopracciglia, questa, ma alla fine ho usato solo lei, me l'ha consigliata la mia sis, la mia migliore amica, e la ringrazio perché è quella che sto indossando in questo momento, è della collezione estiva di Kiko, purtroppo non si trova più la 01, che da una parte ha l'illuminante e dall'altra ha il colore. Non vi faccio vedere tutto il resto, se no stiamo qua fino a domani. Ho portato via questo rossettino nuovo di cui ho comprato scontato, ma non l'ho usato. Veniamo al succo. Gli unici due ombretti che ho utilizzato sono questi, che ho comprato in saldo a 6 euro e qualcosa, anziché 9, fanno parte della collezione permanente. Sono super glitterosi, stupendi. Quello che ho in questo momento, perdonate la pelle lucida, ma c'è un caldo fotonico, non ho attaccato l'aria condizionata perché sto tenendo le finestre aperte, ma scusatemi, sono accaldata. Comunque, questi, scusate, uno nero e uno marrone, questo è lo 02, questo è lo 06, che amo, mi piacciono da morire, questo è lo 02, insomma, lo vedete adesso sugli occhi. Basta ragazze, dopo, vabbè, una palettina, un lucida labbra e quant'altro che... Insomma, potevo risparmiarmi questa pochette e portare via praticamente solo questo astuccio con un pennello, ripeto, matita nera, mascara, matita per le sopracciglia e un ombretto. Non ho usato nient'altro, mannaggia a me. Poi veniamo a questa gigante. Qua mancano vari prodotti, manca l'acqua micellare, ho portato via quella della Bioderma in versione travel, mi è durata giusta 2 settimane e ce ne fosse stato ancora un cicin sarebbe andato meglio, infatti l'ultima sera mi sono struccata con sapone e acqua. Ho terminato il sapone per le mani, ho terminato il tonico, contate che erano tutti i prodotti che comunque ho portato iniziati, e shampoo e un balsamo, perché ne ho portati via due di balsamo, il secondo lo vedete qua ancora nuovo, per cui è praticamente, non dico vuota, ma non pesa niente a confronto di quando sono partita. All'interno c'è questa pochettina che contiene i cavi, fili, presa che riguardano il mio spazzolino elettrico che è contenuto qua dentro. Non so quanto vi interessi, comunque questo è il mio spazzolino. Poi dentifricio, il mio amato Max White della Colgate. Questo è il famoso balsamo che io amo alla follia, è un balsamo spettacolare, non ha bisogno di posa, io lo tengo comunque un paio di minuti sempre,
sotto la doccia, dell'Elviv, che mi ha salvato tutta l'estate, perché comunque col sole il capello si secca, il mio è trattato, lo vedete, non dico che si annoda, ma quasi, anche perché vivevo sempre con la coda, però mi ha salvato, rendeva il capello morbidissimo, setoso, adoro. Poi non l'ho utilizzato, questo guantino scrub lo chiamo, che ho preso da Primark, ma non l'ho proprio usato. Questo sì, è un asciugamano, non mi ricordo il nome tecnico, in questo momento non viene, comunque serve per fare, ecco, il turbante, ha addirittura la possibilità di chiuderlo con un bottoncino quando voi tirate sui capelli dopo aver fatto la doccia. L'ho preso da Primark a pochissimi euro prima di partire, top. Il mio famosissimo, ve ne parlo da anni, olio per i capelli, che uso sempre in estate quando faccio la coda per tirarli, insomma, bene, in modo tale che non ci siano capelli ribelli che escono dalle mollettine e quant'altro. È un olietto fantastico. Una scorta di lamette, non dico il doppio, ma quasi, comunque ne sono tornate a casa. Questo è uno spazzolino da denti, versione travel, che io usavo per quando sciacquavo l'Invisalign, per pulirlo all'interno, l'ho preso in più prima di partire. Poi la seconda confezione, una l'ho terminata in Puglia, di acqua termale di Aven. Uno specchio, questo si apre in questa maniera, vediamo, ecco, praticamente tirate qua, vedete, c'è lo specchio che sale, si può mettere in maniera verticale, comodissimo, molto grande, tra l'altro, che utilizzavo magari la sera per truccarmi quando magari il bagno era occupato, eccetera. E poi c'è una mega scorta, contate che ne ho portate via il doppio, di tutte queste mini size di dopo sole che trovo nelle confezioni dell'olietto della Arval. Se mi seguite da tempo sul canale sapete che io uso, quando sto al sole, l'olio super abbronzante della Arval, e nelle confezioni che comprate sono questo olio è abbinato anche al suo dopo sole. Insomma, ne ho comprate talmente tanti, ne avevo avanzati anche dall'anno scorso, che ne ho portate via insomma un po', e come vedete me ne sono anche avanzate, meglio, durano fino all'anno prossimo. Questa pochette gigante, ho inserito tutti i miei costumi, forse ne mancano un paio che adesso sono a lavare. Comunque ho usato una di queste di questi beauty giganti che trovate da H&M. All'interno, proprio buttate così, trovo questa confezione, credo di averne portate via 3 o 4, lei è tornata nuova, Dermosensitive Intima Mini Pocket, insomma sono salviettine da borsa. E questa confezione che voi comprate da Primark, ce ne sono due, non mi ricordo cosa costano, 2 euro, 1 o 2 euro, insomma non le ho mai usate, sono delle salviettine per struccarsi, che danno l'effetto matte, sono ancora nuove ragazze, non le ho ancora aperte, non vi so dire nulla. Poi mai usato questo cuscinetto che mi aveva regalato la Y-Anthropic forse l'estate scorsa, è ancora piegato, nuovo, non utilizzato. Il profumo che ho deciso di portare, l'acqua profumata più che profumo, la Soft Rose, mi ricorda tantissimo Chloé, sapete che è il profumo della Ella, Chloé, preso da Primark, anche questo credo 2-3 euro, forse più 2, mi piace da morire, dura niente, però insomma per quello che costa ne potete vaporizzare tranquillamente. In questo beauty che vi avevo mostrato nel video precedente, preso da poco da Primark, ho inserito molte cose che non ho usato, tipo nella prima metà questa bustina contiene dei cotton fioc, sì, usati, l'acetone, e alla fine dei conti ho steso solo un paio di volte il nero e questo rosso qua. Tutti gli altri smalti non li ho neanche mai toccati. La lima sì, sarebbe servita, è un salvavita per quanto mi riguarda, perché un giorno sì e tre no mi si sbeccano le unghie. Comunque all'interno c'è il Silk Peel di questa bustina, poi questo colluttore non l'abbiamo neanche mai toccato, per cui potevo lasciarlo a casa, come tutta questa scorta di micro campioncini di profumo che non ho neanche mai toccato, ho usato solo quello di Primark, l'acqua profumata che vi ho appena fatto vedere. E poi abbiamo terminato con quest'ultima mega pochettona di Hello Kitty, che
cosa conteneva? La spazzola della vita, grazie mamma, lei ogni tanto trova di quelle genialate su internet che adoro, grazie mamma, l'ha comprata anche per Emma, non ci sono Tangle Teaser che tengano e nessun'altra spazzola per quanto mi riguarda, è una spazzola della Vet, credo che l'abbia comprata su QVC, se vi interessa glielo posso chiedere, ma comunque su internet credo che la troviate questa azienda, perché ho un'altra spazzola comprata anni fa sempre per Emma, ma ha un altro design fatta in maniera diversa, questa è top ragazzi. Allora, a parte che guardate, è super flessibile, vi potete pettinare i capelli sotto la doccia e questa non lo so, sbroglia qualsiasi tipo di nodo, perché l'ho usata, vabbè, io ho i capelli meno ribelli rispetto ad Emma, ma soprattutto a lei che ne ha una quantità industriale, ve lo garantisco, ha una massa di capelli indecente. Quando le si forma qualche nodo è da mettersi le mani nei capelli, a volte sono stata quasi presa dalla voglia di tagliarglieli perché non ne venivo fuori. Insomma, la spazzola è fantastica, non vi fa male alla cute, sbroglia i nodi in un batter d'occhio, la potete usare tranquillamente sotto la doccia anche perché è forata, come potete vedere è tutta aperta, io la amo, cioè, tant'è che gli ho detto mamma comprane un'altra perché ne voglio due, una magari da tenere in borsa o una da tenere in, non lo so, ne voglio un'altra, non si sa mai che questa si rompa o che è stupenda ragazzi, è la miglior spazzola che abbia provato in oltre 40 anni della mia vita, ve lo garantisco, è stupenda, la miglior spazzola della mia vita. Poi all'interno sempre di questa pochette c'è la seconda scorta di dischetti che ho portato a casa, una l'ho terminata in Puglia, questa è, se lo volete sapere, quella che ho comprato da Primark. L'ultima cosa che contiene questa pochette, e vi dirò la verità, l'ho acquistata per cosa? Per trasportare il Dyson. Io ho portato, sì, in ferie anche lui, ma questo phon è il phon della vita, cioè grazie mamma perché me l'ha regalato lei, top, davvero, asciuga i capelli in un batter d'occhio e è stupendo, davvero stupendo, ha mille funzioni in più, sentite proprio che non brucia il capello e è proprio insomma, un phon super professionale, super 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 phon. Questo è tutto ragazze, scusatemi ancora se non vi ho registrato prima il video perché ve l'avevo promesso, credevo di riuscirci in ferie, ma insomma avete capito, abbiamo fatto tutt'altro, vi mando un bacione gigante come vi dicevo una volta e spero insomma, che ci vediamo presto, ciao a tutti!